Nel nord Italia la situazione è ben più grave di quanto non si possa pensare, anche perché l'allarme sociale non è ancora adeguato rispetto allo stato della malattia. La malattia è diffusa e ci sono settori in cui, ad esempio, campani e calabresi riescono ad inserirsi nel mercato con grande successo. Penso ad esempio al campo della riscossione crediti. Molti operatori privati preferiscono ricorrere a strutture criminali di stampo mafioso per soddisfare un bisogno che doveva essere garantito dallo Stato, perché è, diciamo così, compito dello Stato salvaguardare il credito che lecitamente un operatore può avere nei confronti di qualche altro soggetto. Se questo avviene è perché lo Stato troppe volte non fa esattamente lo Stato. Un criterio per poter valutare la consapevolezza dell'emergenza mafia al nord potrebbe essere quello di capire quali siano i consigli regionali che si sono nel tempo dotati o di commissioni o di osservatori quantomeno. Noi registriamo una discreta resistenza anche ad ammettere che si debba parlare di questi argomenti, precisando però che se se ne deve parlare, e se ne deve parlare, lo si deve fare su basi storico-scientifiche ineccepibili, perché se dobbiamo far mitologia, molto spesso anche negativa, è preferibile tacere.